Costretti a camminare lungo questa scalinata tra siringhe abbandonate, erbacce, serpenti e ratti, non c'è altra scelta per gli abitanti di via Vigiano ad Ariano Irpino, per intenderci meglio, per le famiglie che risiedono nei palazzi conosciuti qui come i grattacieli. Da mesi la situazione è in queste condizioni, nonostante i ripetuti appelli a chi di competenza. Genitori preoccupati soprattutto per i bambini, la denuncia di una mamma. Qui state in queste condizioni? Sì, da tanto tempo. Hanno fatto la festa di Madonna di Fatima, ma l'hanno fatto solo dove è passata la processione della zona proprio principale, e noi siamo rimasti così, con siringhe e serpe. Col passeggino non si può camminare, a piedi neanche si può camminare, perché noi abbiamo paura, sinceramente di passare qua ci abbiamo paura. È normale, questa porta fa proprio schifo. Cioè, hanno pulito, dove hanno pulito? Hanno pulito dove ha fatto comodo a qualcuno importante, non lo so qua come funziona, E non è per qualcosa, guardate le siringhe, guarda. Io penso che ce ne staranno ancora, Non lo so. È proprio andato un modo. L'altra sera ho passato con mio figlio qua col passeggino, una serpa stava là sotto. Cioè, non è che noi possiamo aspettare, come mi ha detto quello dei vigili urbani. Adesso non c'è della. Chi avete allertato? Proprio all'ufficio. E scusa, che dobbiamo aspettare? Che ci mozzica una serpa? Che l'erba ci viene addosso? Cioè, noi dove dobbiamo andare per tornare a casa? Non mi ha fatto tutto il giro, quando noi abbiamo la comodità. Scusa, io non so più a chi ci dobbiamo rivolgere. Qua ci sta la politica solo quando ci deve stare la politica, poi per le cose reali non ce ne sta. Non è un'offesa, però si deve prendere provvedimenti al più presto, perché mandassero un ragazzo, due ragazzi, io non so come funziona, ma almeno la parte principale che dove noi passiamo. I bambini ci hanno paura, chi cammina da soli il bambino non ci passa più. Cioè ci dobbiamo partire noi da casa per andarla a prendere e portare, perché comunque ci abbiamo paura noi, figuriamoci i bambini. È più complicato, perché vedi, qua si sta unendo. Eh sì, ora facciamo camminare. È uno schifo proprio.